mattina cominciamo a vedere la definizione di successioni divergenti e vediamo di successioni divergenti, vediamo come queste nuove definizioni si collegano al discorso di teoremi che abbiamo fatto, quindi per esempio i teoremi del confronto piuttosto che i teoremi algebrici. Allora, qui abbiamo sempre una successione A con N ottenuta in R. Allora, abbiamo la seguente definizione: sia A con N ottenuta in R, diciamo che il limite di A con N è uguale a più infinito se e solo se, per definizione, per ogni m maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora A con n è maggiore o uguale, maggiore di n. Si scrive anche A con n tende, per n che tende all'infinito, tende all'infinito. Ovviamente la scrittura completa è, qui si scrive n tende all'infinito. Se volessimo essere sul libro trovate scritto così, e anche qui n trovate preciso. Ok? Oh, qui la definizione non cambia se qua prendo un m appartenente a r qualunque. Lo prendo maggiore di 0 perché questo, diciamo, prima di tutto lo posso fare ed è tutto equivalente alla definizione, e secondariamente in certe circostanze questo può essere di un qualche, diciamo, rendere un po' più semplici i ragionamenti, non per altro. Quindi qui l'idea qual è? L'idea è che i termini della successione diventano sempre più grandi, non sempre più grandi nel senso che la successione non deve essere per forza monotona, ma da un certo, diciamo, se io fisso un valore, da un qualunque valore io fissi anche molto grande, definitivamente il valore della successione supera quel valore, e quindi questo cattura l'idea che la successione, i termini della successione, diciamo, divergono positivamente. Diremo che in tal caso la successione è positivamente divergente, oppure scriveremo così, oppure scriveremo così, oppure scriveremo con la forma abbreviata qua sopra. Ok. Naturalmente sussiste anche la definizione di successione divergente negativamente. Noi scriveremo che il limite di A con n è uguale a meno infinito, oppure che A con n diverge a meno infinito, in questo caso se e solo se, per definizione, per ogni m maggiore di 0 esiste n, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora A con n è minore di meno n. Qui rispetto a prima cambia il fatto che la disuguaglianza diventa minore, e cambia, questa però deve essere accoppiata col fatto che il numero che io posso mettere qui a destra possa diventare arbitrariamente negativo. Benissimo, abbiamo dato le definizioni. Cambia qualcosa sul discorso, per esempio, dell'unicità del limite? Noi abbiamo introdotto due nuovi possibili limiti, più infinito e meno infinito. Non cambia niente, perché chiaramente se una successione diverge positivamente si può controllare facilmente che non può convergere al numero reale e che non può divergere negativamente. Per il confronto cosa sussiste? Per quanto riguarda il confronto sarà di tipo più semplice, nel senso che avremo questo tipo, un teorema di questo tipo. Lo faccio nel caso delle successioni divergenti positivamente. Adesso non farò tutte le dimostrazioni di tutto quello che andrò a scrivere, perché molte cose sono analoghe. Quindi facciamo
teorema del confronto. Se quello l'avevamo chiamato di due carabinieri, questo lo dovremmo chiamare di un carabiniere solo. Allora abbiamo due successioni, A con N e B con N, entrambe contenute in R. E poi sappiamo che A con N è minore o uguale di B con N, per ogni N appartenente a N. Ecco, questa ipotesi, quando noi diciamo per ogni N, però poi parliamo di limite, è chiaro che questa ipotesi si può attenuare, cioè io questa cosa potrei supporre che sia vera soltanto definitivamente, cioè da un certo punto di vista. A questo punto l'altra ipotesi è che il limite di A con N faccia più infinito, cioè la successione diverga positivamente, queste sono le ipotesi. Allora, tesi, allora limite di B con N pure fa più infinito, cioè anche la successione B con N diverge positivamente. È del tutto banale la dimostrazione, perché io dico sia m maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è maggiore di n. Ma tutto ciò implica che diciamo che se n è maggiore o uguale di n, siccome b con n è maggiore o uguale di a con n, è maggiore di n. Quindi abbiamo fissato un m maggiore di 0, esiste un indice n al di là del quale a con n è maggiore di m, ma siccome b con n sono non inferiori ad a con n, anche b con n superano m, che è quello che dovevamo dimostrare. Quindi il discorso è molto banale l'applicazione di questi teoremi, no? Vi ricordate, se una successione era compresa tra due successioni, le due successioni una da sotto una da sola convergevano ad L, quella che stava in mezzo doveva convergere ad L. In questo caso questa se ne va più infinito e spinge questa più infinito, quindi la B con N stando di sopra deve per forza divergere pure lei positivamente. Naturalmente nel caso della se per ipotesi B con N divergesse negativamente, allora anche A con N divergerebbe negativamente. In poche parole, se diverge positivamente quella di sotto, diverge positivamente pure quella di sopra. Se diverge negativamente quella di sopra, diverge negativamente anche quella di sotto, no? In quel caso sarebbe B con N che andando a meno infinito spinge A con N a meno infinito. Se andate a scrivere la dimostrazione è perfettamente analoga, potete fare riferimento all'altra definizione. E quindi abbiamo visto anche il teorema del confronto. Adesso dobbiamo vedere i teoremi, poi possiamo vedere il discorso, rivisitare anche il discorso delle successioni monotone. Andiamo a rivisitare il discorso delle successioni monotone. Teorema di regolarità delle successioni, scriviamolo per esteso, regolarità delle successioni monotone. Allora, supponiamo che una successione A con N contenuta in R monotona non decrescente, quindi A con N minore uguale A con N più 1 per ogni N appartenente. Allora possiamo dire che l'estremo, che il limite di A con N esiste sempre ed è uguale all'estremo superiore dei valori di A con N.
in genere si scrive così, su N diagonale. Anche qui una notazione abbreviata. Oppure potremmo scrivere sup dei valori di agon n al valore di n appartenente. La stessa cosa. La dimostrazione, vedete che rispetto al teorema un po' più preciso dell'altra volta, abbiamo tolto un'ipotesi, l'ipotesi che la successione fosse limitata dall'alfa. Allora, se la successione è limitata dall'alto, ricadiamo nel teorema dell'altra volta. E quindi cosa dobbiamo vedere? Che se la successione non è limitata dall'alto, questi due valori sono uguali, e precisamente sono uguali a più infinito. Quindi, diciamo, se esiste m maggiore di 0 tale che a con n è minore o uguale di m per ogni n appartenente a n, diciamo, vedere il teorema dell'altra volta, ricadiamo nel teorema della settimana scorsa. Altrimenti, che cosa succede? Per ogni m maggiore di 0 esiste un indice n tale che a con n è maggiore di m. Questo vuol dire che non è limitato dall'alto. Però io mi ricordo adesso che la successione è monotona. Adesso se n è più grande di n, che cosa succede? Che a con n, per induzione, è facile verificare che è più grande di a con n. Cioè per induzione basta fare applicare il ragionamento numero finito di volte. A con n è più grande di a con n meno 1, di a con n è più grande di a con n meno 2. A un certo punto arriverò ad a con n. Ma a con n a sua volta era più grande di m. Quindi che cosa ho scoperto? Che se un certo valore della successione è più grande di m, tutti i valori seguenti sono più grandi di m. E quindi la successione rispetta la definizione, quindi, scriviamolo per bene, quindi il limite degli a con n è uguale a più infinito. Ma se la successione non è limitata dall'alto, l'estremo superiore di a con n per definizione pure più infinito fa, e quindi anche in questo caso il limite è uguale all'estremo superiore. Pertanto questo teorema è valido in questa, diciamo, formulazione, chiamiamola estesa. Il limite per una successione monotona, il limite è sempre uguale, monotono non decrescente, il limite è sempre uguale all'estremo superiore. Se l'estremo superiore è finito, il limite è finito. Se l'estremo superiore vale più infinito, il limite vale più infinito, nel senso che la successione è divergente positivamente. Ovviamente non ho nessuna intenzione di, diciamo, di perdere tempo a riempire un'altra lavagna per dimostrare quale sarà il teorema analogo. E se la successione è monotona, come? Non crescente. Quindi se immetti, invece di avere minore o uguale, c'è un maggiore o uguale, il limite in quel caso, questo lo posso scrivere, a cosa sarà uguale? All'estremo inferiore. Poi se l'estremo inferiore è finito, il limite sarà finito. Se l'estremo inferiore è meno infinito, la successione divergerà negativamente. Ovviamente la dimostrazione adesso non è questa, la dovete scrivere in maniera analoga, applicando la definizione. Bene. Vabbè. Allora, abbiamo capito queste due o tre cose. Adesso dobbiamo andare a vedere come si comportano le successioni divergenti da un punto di vista algebrico. E qui sorge qualche problema. E qui sorge qualche problema.
Cominciamo con il discorso della somma. Allora, supponiamo, teorema, io lo faccio in questa forma un po' più, cioè con le ipotesi un po' più deboli. Allora, supponiamo che il limite, io ho due successioni, A con n e B con n, siano successioni di numeri reali. Poi supponiamo che il limite di A con n faccia più infinito. Qui mi verrebbe a dire, supponiamo che il limite di B con n sia L. Però adesso scrivo un'ipotesi che contiene sicuramente quel caso. Quindi esiste un m maggiore di 0, chiamiamo tale che, chiamiamolo m0, tale che b con n è maggiore di meno m, ma per ogni, maggiore o uguale di meno m per ogni anno, e meno m0 per ogni anno quadrato. Quindi questa qui cosa mi dice? Mi dice, se vi ricordate, che la successione di b con n è limitata inferiormente, quindi è limitata dal basso. Una successione limitata dal basso sicuramente non può diventare troppo negativa, in particolare non può divergere negativamente. Ok? Allora, qual è la tesi? Quindi ce ne abbiamo una che se ne va all'infinito e l'altra che non può scendere troppo. Andiamo a vedere qual è la tesi. Il limite della successione somma A con n più B con n è uguale a più infinito. Okay. Allora, dimostrazione. Cosa sappiamo noi? Diciamo, sia m un numero maggiore di 0. Allora, noi sappiamo che esiste un indice n, tale che se n è più grande di n, allora a con n è maggiore di m più m0. Vedete, io fisso m, ci aggiungo m0, è sempre un valore fissato. Allora, quando vado a trovare il n lo scelgo in maniera tale che non valga questa disuguaglianza con m, ma che valga la disuguaglianza con m più m0. Questo è il motivo per cui ho preso gli m positivi, perché così qua ci devo mettere più, sennò qua ci devo mettere meno e si, diciamo, alla fine la comprensione del teorema è un po' meno intuitiva. Allora, se vale questo, questo implica in particolare che A con n più B con n è maggiore di m più m0 meno m0. Cosa ho fatto? Disequazioni, ho sommato tanto i membri di una disequazione, diciamo, io so che vale anche quella disequazione lì, le sommo membro a membro e ottengo questa disequazione. Vale col maggiore stretto, perché qua c'è il maggiore stretto. M0 e meno m0 se ne vanno, e quindi cosa ho dimostrato? Ho preso un m maggiore di 0, esiste n, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora la successione che ho considerato io con n più grande con n è maggiore di n. Questo che vuol dire? Vuol dire, a norma di definizione, che il limite della successione somma fa più infinito. In particolare, quindi corollario, se il limite di A con n fa più infinito e il limite di B con n è uguale a L, allora il limite di A con n più B con n
1 e fa più infinito. Basta ricordarsi che una successione convergente è limitata. Se è limitata, è anche limitata inferiormente, quindi stiamo in quelle ipotesi. Ancora, se il limite di con n fa più infinito e il limite di b con n fa più infinito, anche in questo caso il limite della somma fa più infinito. Questo perché noi non l'abbiamo dimostrato, se lo volete lo dimostrate per esercizio. Se una successione diverge positivamente, chiaramente è limitata dal basso. Da un certo punto in poi è maggiore di m, tutti gli altri elementi sono in numero finito, quindi chiaramente è limitata dal basso. Ok. Ecco, quindi rimane un caso scoperto. Quando b con n tende a meno. E questo caso è scoperto perché effettivamente là non c'è una regola, ma vedremo perché. Si chiamerà forma indeterminata della somma. Oh, attenzione! Prima di andare a parlare della forma indeterminata della somma, voi normalmente, almeno chi di voi ha fatto lo scientifico, si ricorda questi teoremi dicendo che più infinito più L fa più infinito, più infinito più infinito fa più infinito, più infinito meno infinito invece è una forma indeterminata. Ecco, che più infinito meno infinito sia una forma indeterminata va benissimo come affermazione, invece non va bene l'affermazione che più infinito più L fa più infinito, nel senso che se è un modo mnemonico di riassumere questo teorema, bene, ma se è un modo per dire che più infinito più 5 fa veramente più infinito, no. Nel senso, noi abbiamo introdotto dei due nuovi simboli. Con questi due nuovi simboli noi ci stiamo facendo i limiti e stiamo facendo dei teoremi sui limiti. Ma non vi venisse in mente di dire di farci l'algebra con quei simboli. Perché? Allora, quali erano le regole? Perciò ho fatto le regole di corpo, di campo. Quali erano le regole di che riguardano il gruppo dell'addizione? Ogni elemento diverso da zero deve avere un opposto. Qual è l'opposto di più infinito? Meno infinito? Allora, guardate un po'. 5 più infinito più infinito. Mettiamo che sia vera questa uguaglianza algebrica. Allora, addizioniamo 5 più infinito meno infinito uguale più infinito meno infinito. Letteralmente più infinito più meno infinito. Chiaro? Allora, se questo fosse l'opposto di questo, allora, associando la somma in modo diverso, qua mi viene 0, 5 più 0 fa 5, e qua dall'altra parte viene 0. E mi verrebbe assurdo. È chiaro? State attenti, appena mettete in mezzo più infinito e meno infinito, quello non è più un campo, non è più manco un gruppo additivo. Quindi non posso dire che più infinito e meno infinito fa 0. Tra l'altro lo vedete anche nei limiti, più infinito e meno infinito non fa 0, è una forma indeterminata. È chiaro? Quindi bisogna stare attenti a introdurre delle operazioni algebriche con questi due nuovi simboli. Quello che diciamo noi, quando diciamo che più infinito più 5 fa più infinito, non è un'operazione algebrica. Significa che se una successione tende a 5, un'altra tende a più infinito, la successione somma diverge pure lei a più infinito. Quindi, put e basta. Ok. Oh. Poi. Allora, diciamo proposizione, questo è pomposo chiamarlo teorema, proposizione su
supponiamo di avere una successione divergente positivamente, e lambda appartenente a R, allora il limite di lambda con n sono tre possibilità: più infinito se lambda è maggiore di 0, meno infinito se lambda è minore di 0, e 0 se lambda è maggiore. Quindi se prendo una successione divergente, la moltiplico per lambda, questa continua a divergere positivamente se lambda è positivo, viene 0 e quindi tende a 0 se lambda è uguale a 0, diverge negativamente se lambda è negativo. Ah, la dimostrazione di questo fatto, beh, nel caso lambda uguale a 0 è ovvio, perché la successione è nulla. Nel caso invece lambda, facciamo il caso lambda positivo, nel caso lambda negativo è chiaro che cambia il segno, quindi si può dimostrare per analogia. Facciamo il caso lambda maggiore di 0, sia m maggiore di 0, esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è maggiore di m fratto lambda, e questo equivale a dire che lambda a con n è maggiore di 0, cioè quello che dovevamo dimostrare. Posso dividere per lambda prima di andare a scegliere il n, m lo posso dividere per lambda perché ho presupposto che fosse diverso da 0, in particolare così positivo. Naturalmente se lambda fosse negativo la disuguaglianza cambierebbe, quindi avrei la disuguaglianza dall'altro lato e quindi la successione divergerebbe negativamente. Quindi questo pure è banale, no? Se una successione tende a più infinito, l'opposto tende a meno infinito. Se la moltiplico per 5 ancora diverge positivamente, così via. Andiamo a vedere adesso il discorso della forma indeterminata della somma. A questo punto non parlo di forma indeterminata della, diciamo, lo scriverò anche qualche volta così per, diciamo, della forma indeterminata della sottrazione. La forma indeterminata della somma sarà più infinito o meno infinito. La forma indeterminata della sottrazione sarà più infinito meno più infinito, cioè se faccio la differenza di due successioni entrambi divergenti negativamente, o anche meno infinito più infinito, cioè meno una che diverge negativamente. Senza dilungarci troppo, adesso vi faccio uno specchietto. Allora, non facciamo più e non mettiamo parentesi, perché potrei fare più una successione che va a meno infinito oppure meno una successione che va a più infinito, sono entrambe le cose. Per quello che abbiamo detto prima, che l'opposto di una successione che diverge positivamente diverge negativamente, le parentesi le posso sempre sciogliere con la regola dei segni, no? Più per meno fa meno. Quindi queste sono le cosiddette due forme, diciamo, la forma indeterminata della somma nelle sue due versioni, più infinito meno infinito, meno infinito e più infinito, cioè stiamo facendo la somma, questo che vuol dire? Stiamo facendo la somma di una successione che diverge positivamente e quella che diverge negativamente, questa diverge negativamente e questa diverge positivamente, chiaramente. Che vuol dire che è una forma indeterminata? Vuol dire che a con n, per esempio, diverge a più infinito, b con n diverge a meno infinito, a con n più b con n può fare quello che gli fa. E adesso facciamo degli esempi. Ovviamente facciamo soltanto questo caso qua, nell'altro caso basta scambiare i due addetti.
di posizione. Quindi, allora facciamo gli esempi. Esempi. Allora, qui abbiamo una con n che diverge positivamente. Qui abbiamo b con n che diverge negativamente. E qui calcoliamo a con n più b con n. Allora, qua ci possiamo mettere n. N, se applicata la definizione, sicuramente diverge positivamente. Qua ci possiamo mettere meno n e ovviamente la somma in questo caso fa 0. Quindi una, questa diverge negativamente, questa diverge negativamente, positivamente, questa negativamente, la somma tende a 0. Però subito arriva un altro, dice, ma mettici L, n più una costante, L. E qua invece ci conservi meno n. In questo caso la somma cosa fa? Fa sempre L. E quindi converge a L. Quindi già il limite è cambiato. Allora, arriva un altro e dice, ma voi siete scarsi, io ci metto qua 2n, qua ci metto sempre meno n, allora la somma mi diverge più infinito. Quell'altro dice, sì, però io se il 2 lo metto da questa parte, la somma mi diverge, scusate, meno n, allora, questo tende a L, allora, limite. Allora facciamo un'altra colonna con scritto limite di a con n più b con n. 0, L, più infinito, meno infinito. Andiamo a fare, qua mettiamoci n più meno 1 alla n. Qua mettiamoci meno n, qua rimane la somma meno 1 alla n. E meno 1 alla n il limite non ce l'ha. Ok? Poi qua ci voglio mettere, però non ce l'ha, però è una successione limitata. Posso fare in modo anche che la somma non ce l'abbia e sia una successione non limitata. Per esempio, qua ci metto n che moltiplica 2 più meno 1 alla n. Allora fateci caso, questo numero in parentesi o è 1 o è 3, quindi questo valore è sempre maggiore o uguale di n, perché se è 1 viene n, se è 3 viene 3n. Quindi questa diverge a più infinito, allora perché la mi confronto anche questa diverge a più infinito. Se ci mettevo 1, no, perché questa veniva 2n per gli n pari, per gli n dispari, no, per gli n pari, e veniva 0 per gli n dispari, allora non era vero che divergeva. Però questa qua, siccome ci ho messo 2, qua diverge. Fate i conti, se n dispari viene meno 1, 2 meno 1 fa 1, 1 per n fa n, e la disuguaglianza è vera. Se n è pari, qua viene 1, 1 più 2 fa 3, 3n è maggiore o uguale a n. Dall'altra parte ci metto meno 2n. Allora, questa diverge a più infinito, questa diverge a meno infinito. Adesso se vado a fare la somma, 2n e meno 2n se ne va e mi rimane meno 1 alla n per n, che non ha limite. Ma non solo non ha limite, ma non è neanche limitata, perché in valore assoluto i termini di questa successione valgono n e quindi diventano sempre più grandi. Quindi se vado a considerare il valore assoluto di questa successione qua, questo diverge. Invece il valore assoluto di questa successione qua fa. Posso fare qualunque cosa, cioè qualunque sia la successione che mettete qua, posso fare in modo che sia la differenza di una che diverge, di una che positivamente e di una che diverge negativamente. È chiaro? Posso sempre fare in modo che sia la differenza di una che diverge positivamente e di una
il divergere negativamente. Quindi, se a seconda dei casi la somma può fare quello che gli pare, è chiaro che questa si chiamerà forma indeterminata. Indeterminata perché non possiamo dire a priori cosa fa. Non c'è una regola. Quella diverge positivamente, questa diverge positivamente, allora la somma diverge positivamente. No, quella diverge positivamente, questa diverge negativamente, che cosa succede? Boh. Quindi bisogna andare a vedere caso per caso. E questo, altrimenti non esistevano tanti tanti esercizi sui limiti, no? Quindi bisogna andare a vedere caso per caso. Va bene. E con questo abbiamo parlato della somma. Andiamo a vedere quello che succede quando riguarda il problema. Adesso. Allora, teorema, supponiamo di avere le solite due successioni A con N, B con N, due successioni di numeri reali. Supponiamo che il limite di A con N faccia più infinito, cioè con N diverga positivamente. E supponiamo che esista un indice n con 0 tale che se n è maggiore o uguale di n con 0, allora b con n sia maggiore o uguale di r, esista una n con 0 e una r maggiore di 0, r maggiore di 0. N con 0 invece è un numero naturale. Allora, lo riscrivo. Esiste N con 0 appartenente a N, R maggiore di 0, tali che quindi stavolta è la prima volta che scrivo esplicitamente definitivamente. Lo scrivo perché altrimenti cioè così, insomma, in questo modo si capisce meglio. Cosa si capisce meglio? Qual è la tesi del teorema? La tesi è che il limite di A con N per B con N è uguale a più infinito pure lui. Quindi la successione stavolta prodotto diventa pure lei divergente positivamente. Dimostrazione: sia m maggiore di 0 esiste un indice, chiamiamo n1, tale che se n è maggiore o uguale di n1, allora a con n è maggiore di m diviso r. Ricordate che r è pure lui positivo, quindi si può dividere per r. Adesso sia n uguale al massimo tra n0 e n1, stavolta devo fare questo passaggio perché le due condizioni, quella condizione non vale sempre, quando valeva sempre qua non introducevo nuovi vincoli, stavolta devo essere sicuro che valgano tutte e due, allora devo prendere un indice n che sia diciamo non inferiore a n0 e non inferiore a n1. Allora se n è più grande di n, che mi succede? Che a con n per b con n sto moltiplicando quantità positive, quindi è maggiore di m per r, vale il maggiore stretto perché scusate, di m su r per r, quindi viene m, che è quello che dovevo dimostrare. Vale il maggiore stretto perché qua in almeno una delle due c'è il maggiore stretto.
Punto. Quindi, oh, quando è che viene soddisfatta questa condizione? Ovviamente, se qui ci mettessi b con n minore o uguale di meno r, che no, ovviamente è minore di 0, mettiamolo tra parentesi, in questo caso quale sarebbe la conclusione? In questo caso la conclusione è che sarebbe tutto valido soltanto cambiato di segno, e quindi la successione, invece di andare a più infinito, andrebbe a meno infinito. È una cosa ovvia. Chiaro? Quindi abbiamo questo tipo di... ci manca la valenza. Quindi stavolta cos'è importante? È importante... oddio, non è che la successione b con n deve avere un segno preciso, però quasi, nel senso che un po' di b con n possono avere il segno che gli pare, però definitivamente non solo devono essere positivi, ma si devono staccare da 0, cioè devono essere maggiori o uguali di un numero maggiore di 0, è diverso, perché 1 su n per esempio è positivo ma se ne va a 0. Non è vero che 1 su r sia maggiore di un r maggiore di 0, chiaro? Quindi qua mi interessa che questa successione sia definitivamente positiva e non si avvicini troppo a 0, sia un po' staccata da 0. Se è un po' staccata da 0, allora il prodotto continua a divergere positivamente. Se invece non si avvicina a 0 ma da sotto, cioè è negativa, allora il prodotto diverge negativamente. Quali sono delle successioni che sicuramente godono di questa proprietà b con n? Scriviamo corollario se il limite di a con n è uguale a più infinito e il limite di b con n è uguale a l positivo, allora il limite di a con n per b con n quanto fa? Perché? Perché qua, se vi ricordate il teorema della permanenza del segno, la successione, se converge a L, non solo è definitivamente positiva, lo dice il teorema della permanenza del segno, ma se ricordate la dimostrazione, la successione era definitivamente maggiore di L mezzi, ed L mezzi fa proprio il ruolo di R. Quindi una successione che verifica questa ipotesi sicuramente verifica questa ipotesi, e quindi rientriamo nel teorema che abbiamo appena dimostrato. Se invece qua ci metto negativo, qui mi viene meno infinito. Ah, se il limite di a con n è uguale a più infinito e il limite di b con n pure fa più infinito, allora il limite di a con n per b con n pure fa più infinito, perché se la successione fa più infinito è definitivamente maggiore di m positivo, e quindi m fa il ruolo di r. Quindi anche le successioni divergenti positivamente chiaramente soddisfano questa condizione. Quindi fino a quando moltiplico una successione che va più infinito per una successione che converge a un numero positivo o per un'altra successione che va più infinito, non ci sono problemi, il limite del prodotto continua a divergere, diciamo, a essere più infinito, quindi la successione continua a divergere positivamente. Viceversa, se b con n tende a un numero negativo o se b con n tende, se anche qua ci metto meno infinito, il limite del prodotto farà meno infinito, insomma vale la regola di Silvio sostanzialmente. Quindi noi usiamo dire anche qui che più infinito per l maggiore di 0 fa più infinito per l minore di 0 fa meno infinito, più infinito per più infinito fa più infinito, più infinito per meno infinito fa meno infinito. Ma attenzione, vi ripeto, non si tratta di algebra, si tratta di diciamo espedienti mnemonici per ricordarsi questi teoremi. Anche qui si possono facilmente trovare degli assurdi qualora pensassimo che sia algebra. Infatti, per esempio, adesso un altro teorema che vale
prima di vedere la forma indeterminata del prodotto, andiamo a vedere quest'altro teorema. Qui supponiamo che il limite di argon n faccia più infinito, allora il limite di 1 su argon n quanto fa? 0. Vedremo che più precisamente qua potremo aggiungere un più, adesso però vi devo spiegare cosa significa questo. Allora, dimostrazione: sia epsilon maggiore di 0, prendo m uguale a 1 su epsilon, esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, allora a con n è maggiore di m, cioè di 1 su epsilon. Ma dire che questo a con n è maggiore di 1 su epsilon equivale a dire che 1 su a con n è compreso tra 0 ed epsilon. Quindi io cosa ho dimostrato? Ho preso un epsilon maggiore di 0, ho trovato un indice tale che al di là di quest'indice la successione 1 su a con n è compresa. Si può fare perché ovviamente a con n è diverso da 0 ed è compresa tra 0 ed epsilon. Questo è un po' meglio di dire, per dimostrare che convergeva a 0 mi serviva semplicemente che 1 su a con n fosse compreso tra meno epsilon ed epsilon. Quindi se vale questo, chiaramente vale anche questo. Ma il contrario no. Qua cosa c'è scritto? C'è scritto che io, diciamo, nell'intervallo di centro 0 di raggio epsilon non sto dove mi pare, ma sto solo sulla parte destra. Cioè, quindi sto a destra di, sto convergendo a 0, ma sto sempre dalla parte destra di 0. Allora, quando io convergo a un limite mantenendomi solo nella parte a destra del limite, cioè quando vediamo la definizione che facciamo prima, si dice che il limite di a con n è uguale a L più, se solo se per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice ni tale che se n maggiore o uguale di ni, allora a con n è compreso tra L ed L. Vedete, ci convergo dalla parte destra, o chiaramente ci sarà anche una convergenza a sinistra, converge L meno, avremo A con N compreso tra L ed L meno a sinistra. Quindi in quel caso mi avvicino a L, però mantenendomi sempre a sinistra di L. Ok? Ok, quindi cosa posso dire? Qua addirittura posso essere più preciso. Se una successione va a più infinito, diverge a più infinito, la sua reciproca converge a zero. Per la precisione, converge a zero da destra. È chiaro? E adesso che facciamo? Diciamo che la reciproca del più infinito è zero? No. Zero più, peggio ancora. Zero più è un simbolo per dire che ci convergo da destra. Chiaro? Infatti la forma indeterminata del prodotto qual è? Qual è cosa dovevamo evitare affinché il prodotto continuasse ad avere qualche limite, qualche forma di limite? Dovevamo evitare che b con n tendesse a 0, anche solo si avvicinasse a 0. Chiaro? Adesso facciamo degli esempi, facciamo lo specchietto. Allora facciamo a con n tende a più infinito, b con n tende a 0, e facciamo vedere che a con n per b con n può fare quello che gli va. Ciao.
qui ci mettiamo la con n, qua sopra scriviamo che il limite di a con n fa più infinito, qua ci mettiamo b con n, qua sopra scriviamo che il limite di b con n fa 0, qui ci mettiamo a con n per b con n e qua calcoliamo il limite di a con n per b con n. Allora, cominciamo. Qua ci mettiamo n. Qua ci mettiamo c su n con c diverso da 0. A con n per b con n fa costantemente c e il limite fa c. Ci posso anche mettere c uguale a 0, eh? Però è il caso banale, cioè la successione non sarebbe c su n, sarebbe la successione 0. Quindi è chiaro che questo è tutto a 0. E quindi tenere il 0. Facciamo n, mettiamoci 1 su n quadro. A con n per b con n fa 1 su n. E il limite fa 0. L'ho voluto, il limite, il caso che il prodotto faccia, il limite, faccia come limite 0, l'ho voluto scrivere a parte. Facciamo n quadro, facciamo 1 su n, stavolta il prodotto fa n e il limite fa più infinito. Se cambio segno qua a questa, il limite qua fa sempre 0, perché meno 1 su n tende a 0, però il prodotto in quel caso fa meno n e il limite fa meno infinito. Quindi come vedete, questa tende a più infinito, questa tende a 0, ma cambiando il segno di questa, il limite là non solo passa da più infinito a meno infinito. Oppure facciamo n, facciamo meno 1 alla n fratto n, il prodotto fa meno 1 alla n, il limite non esiste, tra l'altro qua il limite faceva 0 più, quindi cambiando segno a questa, il limite là farà 0 meno, quindi posso anche produrre successioni che convengono posso fare n quadro meno 1 alla n fratto n, qua mi viene meno 1 alla n per n, il limite non esiste, la successione non è neanche limitata e così via. Posso fare quello che mi pare, anche qui beh, vediamo un po', data una qualunque successione qui, posso sempre, allora, questo qua è ancora più immediato, supponete che vogliate fare uscire una successione C con N, ok? Con un certo limite, allora prendete B con N uguale c con n fratto fratto n non basta, fratto, allora mettiamo valore assoluto di c con n più 1 per n. Allora questo il valore assoluto è più piccolo di 1 diviso per n, questo è da 0. Prendete a con n uguale n per valore assoluto di c con n più 1 e questo va più infinito. Allora adesso lo spiego nel dettaglio. Quello che voglio farvi capire è la potenza dell'astrazione della matematica. Se io qua posso continuare fino a dopodomani, faccio 50 milioni di esempi. Chiaro? Però, mano a mano faccio uscire una successione, una seconda successione, un'altra successione. In realtà io vi voglio far vedere che qua posso far uscire quello che mi pare. È chiaro? Quello che mi pare. Allora dice, prendi una successione C con N, quella che ti pare. Adesso, C con N, ce l'ha un valore assoluto. Ci aggiungi 1. E allora? Quindi non è 0, perché questo numero è positivo. Lo moltiplichi per n.
dividi tutto C con N per questa roba qui. Adesso C con N, se io faccio C con N fratto C con N valore assoluto più 1 per N, e vado a fare il valore assoluto, sotto è positivo, quindi mi viene questa roba qui. Tutta questa roba qui, per costruzione, è più piccola di 1. Quindi questa qui è minore o uguale di 1 su N. È maggiore o uguale di 0. Vabbè, il valore assoluto converge a 0. Senza valore assoluto ci converge a 0, ma senza essere sicuri. Questo converge a 0 da destra. Senza valore assoluto può convergere a 0, magari non, da, non solo da destra, può essere avere segni alterni o segni che cambiano. Chiaro? Quindi, qui siamo sicuri che questa va a 0. Adesso, se il denominatore lo scrivo qua come numeratore, come A con N, stavolta non guardo questo perché era più piccolo di 1, perché qua c'era almeno quanto c'era al numeratore. Qua invece perché è più grande di N? Perché qua c'è almeno 1, quindi questo è maggiore o uguale di N. Allora N va più infinito, questo è più grande, quindi anche lei se ne va più infinito. Più infinito. Adesso quando vado a fare il prodotto, questo e questo semplifica, rimane C con N. Quindi è chiaro che se io voglio far uscire C con N nel prodotto, posso farla uscire. Quindi potendo far uscire qualunque successione, potrò avere qualunque tipo di comportamento. E badate bene che sia con N che B con N rispettavano le cose, cioè con N andava più infinito e B con N andava a 0. Quindi quando dico quella è forma indeterminata, diciamo sì, questi esempi possono essere utili per ricordarsi che un esempio in cui il limite va infinito, un esempio in cui il limite va a 0, un esempio in cui il limite va meno infinito. Ah, scusa, perché c'ho scritto queste linee le faccio. Ovviamente sì, vabbè, più o meno infinito quello l'ho fatto. No. Quindi è chiaro che io posso far uscire nel prodotto quello che mi va, o aggiustando opportunamente A con N e B con N, posso sia rispettare questa ipotesi, sia far uscire esattamente la successione che voglio. Quindi più indeterminato di così. Allora, la stessa cosa potevo fare nella somma, non ho fatto la dimostrazione, ma anche lì, data una successione C con N, posso fare in modo che A con N e B con N divergano e la somma faccia C con N. Pausa.